Il benvenuto a tutti qui a Spazio Europa, sede del Parlamento europeo in Italia e della rappresentanza in Italia della Commissione. È un onore avere qui con noi il Vice Ministro, che saluto, e tutti voi presenti. Vi porto i saluti del Direttore dell'Ufficio in Italia del Parlamento europeo, Carlo Corazza. E noi siamo particolarmente lieti come istituzioni qui in Italia dell'Unione Europea di ospitare questo convegno oggi dal titolo Trasporto, coesione sociale, rigenerazione e sviluppo sostenibile. Lo sport è un settore che nell'Unione Europea è entrato abbastanza di recente, è stato il 2009 in cui è stata data una base giuridica al settore dello sport nei trattati dell'Unione Europea con il Trattato di Lisbona, ma in questi 15 anni è diventato parte integrante sempre di più delle politiche europee. Basti pensare che è stato inserito un programma all'interno del programma Erasmus nella programmazione dell'Unione Europea 2014-2020 per la prima volta ed è proseguita nell'attuale programmazione proprio una linea di bilancio dedicata alla mobilità nel settore dello sport e dell'attività fisica. Lo sport come strumento per rafforzare il dialogo sociale e interculturale, promuovendo lo sviluppo di legami positivi. Questo è un po' quello che vuole fare il Parlamento europeo come istituzione democraticamente eletta da tutti noi cittadini e che condividiamo con la WISP. Nel portare avanti appunto le politiche sportive. Per cui io vi ringrazio ancora una volta per essere qui, per aver voluto organizzare questo evento proprio qui a Spazio Europa. Ci teniamo a proseguire la collaborazione, anche ne parlavamo prima, nel nuovo spazio che abbiamo, insomma ormai non così nuovo, aperto 2 anni fa a Piazza Venezia, che si chiama Esperienza Europa David Sassoli, in cui ospitiamo, oltre ad eventi, tutti i giorni centinaia di studenti che vengono a conoscere l'Europa con un percorso multimediale, e quindi ci piacerebbe ospitarvi magari per le prossime iniziative anche lì. Quindi vi auguro buon lavoro e grazie. Rapidamente lascia la scena, raccogliamo tutto. Sono Carlo Albertazzi, sono un giornalista della RAI e sono stato chiamato con grande piacere a coordinare questa tavola rotonda. Dirò qualcosa sul tema interessantissimo che abbiamo oggi, lo sport e l'Europa, sono due temi talmente affascinanti, perlomeno per la mia esperienza, che qualche parola andrà spesa. Però, oltre a ringraziare il Vice Ministro che oggi è presente con noi, le diamo subito la parola perché ovviamente è una giornata particolare, piena di impegni, e quindi passiamo subito a Maria Teresa Bellucci, che è Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, e quindi a lei il compito di spiegarci come il Ministero, a lei diretto, in qualche modo sostiene e sosterrà questo progetto. Grazie, no, grazie a tutte voi, grazie per l'invito. Purtroppo, al di là degli impegni e oltre gli impegni istituzionali, in realtà Roma non ci aiuta nel traffico oggi. Purtroppo mi dispiace molto perché so quanto queste giornate sono importanti per un'organizzazione che lavora tanto prima nella fase di progettazione, poi di presentazione dell'offerta, poi nell'attesa di veder riconosciuto quel lavoro che si è fatto con tanta dedizione, e poi infine nel momento in cui si è riconosciuti come aggiudicatari di un finanziamento da parte dello Stato, in questo caso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche la gioia di poter avviare un percorso che accompagnerà, a vostra scelta ovviamente, per 12 o 18 mesi. Un percorso che parte da chi ha ideato un'iniziativa e che poi attraversa tutta l'organizzazione e tutto il suo radicamento. Voi l'avete dimostrato con questa offerta progettuale, l'avete dimostrato perché, leggevo, avete coinvolto 18 regioni e quindi quasi tutta Italia.
E allora questo è un momento di presentazione in cui anche ci si veste per potersi presentare all'esterno, e anche questo è un momento significativo. Quindi farlo in una giornata in cui c'è lo sciopero nazionale, in cui si è a Roma, che è una città molto complicata, in cui poi succede anche che proprio nell'orario di avvio passa il Papa e quindi viene interrotta la viabilità, e come me, quindi altre persone rimangono in macchina per più di un'ora, ovviamente dispiace perché era un momento che voleva essere ovviamente di facile esternazione del tanto lavoro che si è fatto. Io ringrazio molto Tiziano Pesce per non soltanto avermi invitato e avermi quindi reso possibile oggi comunque festeggiare con voi l'avvio di questa iniziativa, ma anche per lo sforzo che ha fatto a poter sostenere l'iniziativa dell'organizzazione, e quindi poi che anche in questa occasione ha dato l'occasione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di poter utilizzare i finanziamenti dedicati ai progetti di rilevanza nazionale a iniziative come queste, che sono capaci di valorizzare le economie che sono stanziate. Allora, certamente la WISP e quindi l'organizzazione che voi rappresentate ha una tradizione che è, potremmo dire, quasi antica, se non sbaglio, il 1948? Esatto. Quindi sono davvero tanti, tanti anni, sono, se non sbaglio, faccio sempre qualche conto, 76 anni che voi continuate con questa tradizione, questa cultura di promuovere lo sport, ma come mezzo e strumento di educazione, di inclusione, di accessibilità, di solidarietà, appunto uno sport per tutti. Possiamo dire che in questo la Costituzione è arrivata dopo di organizzazioni come la vostra, di tante organizzazioni che invece ne hanno fatto il DNA della propria esistenza. E allora, come abbiamo detto in più occasioni come governo, certamente l'ingresso in Costituzione dello sport, del valore dello sport, è un atto fondamentale e importante, ma non basta. Poi, per far sì che quel diritto riconosciuto nella nostra bellissima Costituzione possa diventare vita reale, c'è necessità di una moltitudine di persone. C'è sicuramente necessità delle istituzioni, ma le istituzioni non bastano, c'è necessità del privato sociale, quindi di organizzazioni come la vostra, c'è necessità di tutto l'universo che si mette in moto per far progredire le comunità, le nazioni, quindi l'Europa tutta, e quindi anche del privato. E allora io credo che un progetto come il vostro, poi tra l'altro mi ha molto interessato il titolo Transport, sia un progetto che dà un contributo per far sì che quel valore riconosciuto oggi da un punto di vista costituzionale si incarni nella vita quotidiana della comunità a cui noi apparteniamo, quindi italiana e europea. Mi ha affascinato il titolo perché siamo certamente in un tempo di transizioni. Parliamo sempre della transizione digitale, parliamo spesso della transizione ecologica, parliamo anche della transizione demografica e quindi sociale, che è un altro tema. Rispetto a nazioni come la nostra, che sono le prime in Europa per numero di anziani, le seconde al mondo dopo il Giappone, ma in realtà siamo, diciamo, apripista per molte altre nazioni a industrializzate, a economia avanzata, che andranno verso questa condizione demografica, cioè una speranza di vita che si allunga sempre di più, con anche un impatto, insomma, legato alla denatalità, e quindi con la necessità di poter promuovere una qualità della vita, ma anche sostenere quindi interventi che possano affrontare la non autosufficienza e quindi i percorsi di inclusione. E allora sono tanti i temi di transizione, ma c'è un tema indubbiamente anche di transizione sportiva. E a me ha interessato molto l'approfondimento del passaggio che vede nella transizione l'abbandono di uno sport visto sempre più come qualcosa di collaterale, che affianca la vita, sì, ma che è una scelta, a volte sì, a volte non è una scelta, quindi qualcosa che
interviene, se puoi, se c'è un'educazione, se c'è una tradizione, se c'è una condizione economica, e quindi che è anche escluse in questa fattispecie, quindi il passaggio da qualcosa di accessorio a qualcosa invece di prioritario e quindi di principale nella propria esistenza, sì, una transizione che va accompagnata. Allora il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in questo pensa di poter fare qualcosa, io direi anche molto. Progetti come quelli che finanziamo con l'ex articolo 72 danno per esempio sostanza a iniziative come la vostra per un complesso di budget che è di 599.000 euro e che ha ovviamente una partecipazione con un cofinanziamento della WISP e poi invece un'erogazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'abbiamo anche fatto insieme all'interno del Consiglio Nazionale del Terzo Settore, in cui la WISP è presente, insieme anche al portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore, la dottoressa Pallucchi, inserendo all'interno del Consiglio Nazionale del Terzo Settore un tavolo specifico Terzo Settore Sport, proprio con l'obiettivo di andare a attuare o delle leggi nelle parti che non sono state attuate, oppure anche a modificare le leggi stesse. Abbiamo fatto un primo intervento modificatore della riforma del codice del terzo settore, anzi approvato il 4 luglio la legge 104 del 2014, di cui sono molto orgogliosa perché l'abbiamo fatto in tempi record, abbiamo incardinato la legge alla fine del 2023, l'abbiamo approvata quindi nel primo semestre, alla fine del 2024, un primo intervento riformatore che ha anche dato un'attenzione al coordinamento tra l'iscrizione al RUNS e al RAS per quanto riguarda la questione delle sponsorizzazioni, dell'utilizzo anche dei fondi che provengono dalla raccolta delle organizzazioni. Credo che questo tavolo, che è terzo settore sport, che è stato varato diciamo nella parte più finale del Consiglio Nazionale del Terzo Settore, che ha finito il suo incarico, insomma è prossima l'emanazione del decreto ministeriale di nuova nomina del Consiglio Nazionale del Terzo Settore, che avrà poi il compito di portare avanti i lavori del tavolo, che sicuramente verrà riconfermato, perché crediamo, come è stato per il tavolo Terzo Settore e Trasparenza, che siano degli strumenti molto utili per fare un lavoro non di forma ma di sostanza, cioè per andare ad individuare quei correttivi e quelle iniziative modificatrici che possono dare maggior aiuto e maggiore agibilità a organizzazioni del terzo settore, a organizzazioni come la WISP. Queste sono alcune delle iniziative, ovviamente ne porteremo avanti altre, ma l'obiettivo è quello di far sì che lo sport non sia, diciamo, un recinto chiuso di una materia appassionata da alcune e per alcune, ma sia invece una questione trasversale che dia sostanza a come si interpretano le politiche sociali. Delle politiche sociali che, come ho detto in altre occasioni, devono sempre più abbandonare un'ottica meramente assistenzialista e invece restituire il diritto alla libertà di ciascuna persona di poter costruire un percorso di autodeterminazione in cui lo sport certamente ha un valore parimenti ad altri strumenti. E qui per esempio lo stanziamento di 250 milioni di euro per la realizzazione di comunità giovanili, in cui noi abbiamo detto che devono essere dei luoghi gratuiti, accessibili, presenti in tutta Italia, ma in particolare nei luoghi ad alta criminalità e povertà educativa, in cui lo sport è al centro rispetto ad altre opportunità per avere un diritto ad una vita libera. In quelle comunità giovanili noi abbiamo chiesto che ci sia la presenza di un'educazione sportiva, la presenza di un approccio all'arte, alla musica, la presenza di educatori, di chi può accompagnare nell'esistenza umana a conoscere il proprio talento, ma soprattutto imparare a gestire se stessi, le relazioni, a superare le proprie difficoltà, anche a viverle senza scappare da esse. Allora, questo è davvero mi taccio, sono alcuni esempi di come pensiamo di aver dato attenzione
all'attività degli enti del terzo settore, come pensiamo di aver dato attenzione agli enti che si dedicano particolarmente all'educazione e alla promozione dello sport. Siamo consapevoli che c'è ancora molto da fare per dare stabilità a questo mondo nelle sue tante sfaccettature. Un tema è proprio anche quello dell'autorizzazione alla fiscalità della Commissione Europea. Chi è esperto di questa materia sa bene che un'altra questione è quella dell'autorizzazione da parte dell'Europa alla fiscalità degli enti del terzo settore, che darebbe maggiore stabilità a questi enti. Stiamo portando avanti questa interlocuzione dall'inizio della legislatura e da tanti mesi, stiamo in un passo successivo, abbiamo evaso l'ultima richiesta della Commissione Europea, la Commissione Competition, il 15 ottobre, in cui abbiamo presentato gli ultimi dati rispetto ad una ricchezza di cui voi fate parte del panorama degli enti del terzo settore italiano, una ricchezza sconosciuta in Europa, che quindi viene vista con molto interesse ma anche con molta diffidenza rispetto, lo dico chiaramente, rispetto all'utilizzo degli aiuti di Stato e quindi anche alla compatibilità degli aiuti di Stato, piuttosto che invece alla non previsione di alcune modalità di gestione della nostra fiscalità, che invece non sono assolutamente aiuti di Stato e così dovrebbero essere trattati. Pensiamo quindi di avere una risposta entro l'anno, ma anche qui voglio dire che comunque siamo consapevoli delle difficoltà anche che gli enti si troveranno ad affrontare rispetto anche ad una via libera da parte della Commissione Europea. Come governo ci occuperemo anche di accompagnare l'autorizzazione della Commissione Competition in maniera tale che non venga stressata la vita degli enti rispetto a come è stato fatto in questi anni, da riforme da una parte giuste ma dall'altra poco capaci negli anni di poter rasserenare le organizzazioni. In questi due anni noi quello che abbiamo cercato di fare è di dare attenzione, di ascoltare, di utilizzare gli strumenti che sono a disposizione anche i contesti come il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, di essere vicini. Anche la presenza di oggi è un'attestazione di vicinanza, di rispetto per quello che voi fate tutti i giorni e certamente anche di modifica delle norme laddove è necessario e d'accompagnamento delle norme laddove è possibile e giusto farlo nella loro attuazione. Quindi in questo continueremo a lavorare nei prossimi tre anni, ovviamente abbiamo tre anni davanti a noi, un tempo buono secondo me per fare cose buone, ovviamente insieme, nessuno escluso, per fare delle riforme, attuarle e per poter dare stabilità a questo bellissimo mondo che è il mondo del terzo settore italiano, appunto un Made in Italy della solidarietà sociale che è un vanto a livello non solo europeo e mondiale. C'è necessità di accompagnarci per mano e di poter quindi essere tutti umili. Certamente un atto di umiltà primo deve essere quello delle istituzioni, quindi del governo, e poi una capacità di creare ponti, coesioni, unioni e non divisioni. Io credo che sia possibile, credo che sia profondamente possibile. Dipende dal senso di responsabilità che ciascuno di noi porta sulle proprie spalle. Un senso di responsabilità che passa dalla responsabilità di non dividere, ma di unirsi, dalla responsabilità di stare sul piano dei contenuti e del possibile, non dell'impossibile. Un senso di responsabilità che sta nella capacità che ciascuno di noi può avere di scegliere di unirsi per dare risposte agli ultimi e più fragili, a chi spesso non ha la possibilità di partecipare e quindi di poter decidere nei consessi come quello delle istituzioni, come quello del Consiglio Nazionale del Terzo Settore, come quello anche della WISP, che è un organismo democratico e che quindi ha una grande responsabilità in termini di partecipazione e di ascolto dei più fragili. Quindi ringrazio ancora tutti voi per l'avvio di questo progetto che in realtà è iniziato a giugno e che quindi si esplicherà fino a tutto il 2025, fino a dicembre del 2025. Sono sicura che farete
tesoro di queste economie, che come sapete fare e come sa fare l'ente del terzo settore, le triplicherà in impatto sociale, quindi da circa quasi 600 milioni farà diventare tanto di più, il triplo, e da parte mia vicinanza, ascolto, rispetto e poi magari presenza per la fase finale e quindi la restituzione dei risultati di questa bella iniziativa. Auguri e buon lavoro. Mi dispiace, come vi ho detto, mi devo allontanare, quindi mi spiace molto non stare con voi e non poter anche ascoltare gli altri relatori. Mi scuso tanto. Grazie, grazie al Vice Ministro e grazie, potremmo, poi adesso sentiremo nello specifico il progetto, per i contenuti potremmo definirla una Wispina d'onorem, perché no, su tante cose che ha detto ci siamo ritrovati e non da oggi. Grazie ancora e buon lavoro. E oggi, intanto io ringrazio per avermi coinvolto in questa iniziativa. Io tornando qui, dico tornando perché ho un'esperienza ormai remota di tanti anni fa in UISP e ritrovo tanti temi che sono temi che tornano oggi, più moderni, più attuali, più di prospettiva. Ma che l'UISP è sempre stata, possiamo dirlo, un passo avanti, tutto sommato già qualche decennio fa utilizzava. Allora, io dicevo, fine anni 70-80 ho lavorato in UISP come dirigente, prima come atleta, come dirigente, insomma, quindi ho seguito alcuni processi. Poi, come quelle amicizie che rimangono un po' in sospeso, ci siamo sempre guardati un po' a distanza, però io sapevo che c'era l'UISP, vedevo quello che faceva, anche nella mia professione. Spesso quell'esperienza mi è servita per raccontare attraverso lo sport quello che succede intorno a noi, no? Perché lo sport poi è sempre una stupenda chiave di lettura per tutto. E pensate che ci prendevano un po' per matti negli anni 70-80, no? Perché si parlava di attività fisica per gli anziani, che allora giocavano a bocce, era già tanto, finiva lì in genere il discorso. Si parlava di ecologia, pensate quante, io ricordo Ivano con me, corri per il verde, vivi città, andare a correre per spazi che oggi è normale, no? Parlare di ecologia, parlare di difesa del territorio, parlare di... Allora era una cosa che veniva veramente presa come molto originale. Entravamo negli anni 70-80 nelle carceri, oggi, ripeto, è quasi normale, non è ancora normale. Allora io ricordo la prima volta che sono entrato in un carcere, Casal del Marmo, qui a Roma, al carcere minorile, un'attività dell'UISP di Roma, per portare quello che oggi, no, anche nel progetto, cerchiamo di fare, cioè cercare di includere. Ecco, tutto questo allora veniva fatto, perché l'UISP l'ha sempre fatto in maniera forse un pochino più artigianale, forse guardandoci con un po' di... se non sospetto, no? Un po' di compiacimento, ma questi che vogliono fare, e dopo tanti anni lo ritroviamo in parte evoluto, ma la base è sempre quella. Quello che diceva il Vice Ministro mi ha sorpreso, perché ha centrato, no? L'inclusione, la partecipazione, il voler unire, che sono quello che si fa da decenni, facevamo come UISP da decenni. L'abbiamo modernizzato, lo avete modernizzato, lo avete reso con una dimensione oggi europea, lo avete... siete stati al passo coi tempi, e non è una cosa da poco, perché molte associazioni, molti enti come i nostri, alla fine in qualche modo si sono un po' persi per strada, no? Io ricordo dibattiti assurdi negli anni 70, lo ricordavamo con Ivano preparando questa conferenza stampa, sull'agonismo, su come porci di fronte a certe tematiche, oggi più che mai lo sport d'élite che ha a che fare con lo sport che facciamo noi, però è una realtà che in qualche modo con la quale ci misuriamo e con la quale voi oggi riuscite in qualche modo anche a dare una dimensione che era impensabile ai tempi nostri, no? Però ecco, la capacità di stare al passo del tempo è stare sempre un passo avanti, e questo oggi credo che sia la dimostrazione. Fra poco vedremo nello specifico
il progetto, però ecco, transizione sportiva, valorizzare il ruolo dello sport in riferimento alla salute, all'inclusione sociale, al rispetto per l'ambiente, al sostegno dell'economia. Questo è scritto nella presentazione del progetto di oggi. A me viene a pensare che è lo sviluppo coerente di quello che dicevamo anni fa. Allora sembrava un sogno. Oggi, devo dire, grazie alla lungimiranza e alla tenacia di chi ci ha creduto, dei dirigenti che si sono succeduti, sta diventando una realtà. Quindi credo che sia interessante andare a vedere nello specifico cosa porta tutto questo. Vincenzo Manco è responsabile del Centro Studi e Terzo Settore dell'UISP. Andiamo allora a capire, a calarci nella realtà di quello che voi preparate. Sì, grazie, buongiorno a tutti e a tutti. Grazie anche per il valore della storia uspina che tu hai vissuto direttamente e che ci hai regalato come informazione. Allora, io provo ad andare velocemente un po' cercando di inquadrare soprattutto il tema della transizione sportiva, poi andando diciamo ad individuare alcuni elementi specifici del progetto che oggi appunto presentiamo. Intanto noi dobbiamo dire che Transport, questo progetto, rappresenta un tassello di un processo, di un percorso che la UISP ha attivato appena dopo l'emergenza sanitaria, l'emergenza Covid-19 che abbiamo vissuto, e pone il tema della transizione sportiva proprio all'indomani diciamo di quella vicenda, come proposta tra l'altro di una ripresa economica, quindi non si ferma a dare, come dire, una lettura o a chiedere sostegno nello specifico per il mondo, per il mondo dello sport, ma cerca di fare una proposta di una ripresa economica attraverso l'attività sportiva, attraverso la multidimensionalità della stessa, perché considera, la UISP considera, come si diceva tra l'altro in quei giorni e in quei mesi e purtroppo in quegli anni, la crisi sanitaria un vero e proprio spartiacque tra un prima e un dopo. Noi ce lo siamo posti sul serio, diciamo, questo elemento di analisi, e quindi come diventare attori, agenti di cambiamento nelle trasformazioni in atto che già anche prima della crisi vedevano altre crisi che si erano abbattute sul paese dal punto di vista economico e sociale. Come lo facciamo? Come lo fa la UISP? Promuovendo un parere di iniziativa del Comitato Economico, Sociale ed Europeo diciamo, inserendo questo parere all'interno di un quadro normativo, lo diceva la stessa Vice Ministra prima, ormai di cambiamento che era arrivato diciamo in quegli anni, quindi il codice del terzo settore nel 2017, nel 2019 la legge delega, gli stessi decreti attuativi del 2021 sul lavoro sportivo e quant'altro. Quindi in quel parere la UISP indica una tridimensionalità di quello che per noi è la transizione sportiva e quindi di una dimensione sociale, economica e ambientale, soprattutto indicando tre cose nello specifico. La prima è quello di inserire l'elemento della deprivazione materiale, quindi della mancanza di accesso all'attività sportiva negli indici di Eurostat e quindi nella dimensione chiaramente appunto europea, chiedendo di inserire maggiormente, quindi di rimpinguare il fondo Erasmus Plus per quanto riguarda appunto l'attività, diciamo, gli interventi sull'attività sportiva, e promuovendo partenariati pubblico-privati. E avvertiamo quindi il bisogno di un salto qualitativo della nostra mission in quel preciso momento, perché vogliamo stare a pieno nelle tre grandi transizioni, appunto quella digitale, quella ecologica e quella demografica. E lo vogliamo starci guardando, osservando e cercando di dare appunto il nostro contributo proattivo sui divari territoriali, sulle disuguaglianze, sulle modificazioni dei sistemi di welfare che già allora appunto si prevedevano e ai quali continuamente assistiamo. Avevamo quindi bisogno di attivare processi di sviluppo finalizzati a qualificare lo sport e l'attività fisica
in un ecosistema di innovazione. Così l'abbiamo chiamato, valorizzando quindi la multidimensionalità dello sport dentro le politiche pubbliche. Non più uno sport, ancora questo racconta, come diceva la stessa viceministra prima, la cultura sportiva di questo paese, di una dimensione dello sport che lo vuole relegato a dopolavoro o diciamo anche a elemento diciamo, di spazio o di tempo liberato per la ricreazione, ma così non è e non è da moltissimi anni. Quindi noi pensiamo in quel momento attraverso la presentazione del progetto Sport per Tutti, che poi ha avuto il seguito di un anteriore progetto Sport Civico, ancora oggi appunto Transport, Sport Act, che è un interreg che stiamo facendo appunto insieme ad altri partner istituzionali e delle reti sociali. La progettazione quindi come parte integrante del processo di transizione sportiva per rafforzare la propria rete associativa, cioè quello che noi abbiamo definito un percorso di emancipazione che valorizzi l'impatto prodotto sul benessere delle persone e delle comunità rispetto alla qualità della vita. Transport quindi si pone l'obiettivo di riqualificare spazi urbani, di rendere quindi in questo modo città sostenibili, le città più sostenibili, e di adottare stili di vita attivi, quindi di intervenire su quelle fasce di età, tutte le fasce di età, giovani e anziani, e soprattutto nelle parti, diciamo, quelle che oggi vengono definite le zone grigie della popolazione, quindi le persone fragili, non solo le persone con disabilità, ma coloro che hanno appunto difficoltà anche di accesso alla pratica. Lo vogliamo fare, chiudo, con uno sguardo molto attento che ormai abbiamo adottato fin dal congresso del 2017 su quelli che sono gli obiettivi dell'agenda 2030 chiamando ecco, a produrre la nostra progettazione, a realizzare le azioni della nostra progettazione insieme a partner appunto istituzionali, delle reti sociali, fondazioni e aziende che possono appunto aiutarci nella realizzazione di questo nostro obiettivo e rendere sempre più fattibile e possibile appunto la transizione sportiva. Chiudo dicendo questo, io credo che lo sforzo che i nostri partner, almeno questo noi chiediamo sempre, ma lo chiediamo al collega di me, Tiziano, il presidente nazionale, che ci accompagnino ecco, in questo diciamo, nostro percorso, perché soprattutto nel nostro paese, ma anche in ambito europeo, nonostante i passi avanti che sono stati fatti, anche con il nuovo piano europeo dello sport 24-27 che è stato appunto presentato di recente, che prevede tutta una serie diciamo, di investimenti anche su queste possibili azioni che già Transport ha in pancia e che già abbiamo cominciato appunto a realizzare nell'organizzazione dello stesso lavoro che abbiamo davanti, ecco, di accompagnarci in questo, diciamo, sostenendo il valore della transizione sportiva e accentuando soprattutto il valore appunto della multidimensionalità della pratica. Noi abbiamo assolutamente bisogno di individuare nella città, negli spazi urbani, nelle politiche pubbliche il valore della pratica sportiva come appunto elemento di crescita e di trasformazione dei sistemi di welfare del nostro paese e non solo. Quindi con questo abbiamo voluto dare anche un contributo alla dimensione sociale dello sport in Europa. Vi ringrazio. Grazie a Vincenzo Manco, e quindi questa è la cornice entro la quale ci si muoverà nei prossimi anni, e do la parola a Marcella Mallane, che è co-presidente dell'ASBIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Grazie, buongiorno a tutti e a tutti, e grazie per l'invito all'Unione Italiana per lo Sport e lo Sport per Tutti. È stato un piacere anche conoscere qualcosa della storia uispina, come è stato detto, da parte dei protagonisti, no? Di chi l'ha fatta nascere, l'ha vissuta in prima persona. Allora, io inizierei da dei numeri, da delle statistiche, no? Perché la misurazione fa parte un po' del DNA della nostra alleanza, alla quale tra l'altro partecipa anche UISP, quindi condividiamo già con l'Unione Italiana obiettivi, valori e finalità. Per ricordare che nel 1960
quando si svolsero le Olimpiadi a Roma, solo il 2,6% della popolazione italiana praticava lo sport, e tra questi pochissime donne. Le cose sono molto cambiate da allora, e oggi la pratica continuativa di sport ha raggiunto il 28,3% a fronte di una pratica saltuaria dell'8,6% e di un'attività fisica non strutturata del 28%, per un totale del 64,9%. Quindi siamo passati dallo sport per pochi allo sport per molti, e questa è una buona notizia. Tuttavia ci sono ancora forti disuguaglianze, con il sud che raggiunge il 49% di sedentarietà a fronte del nord che sta al 26,3%, e questo non va bene. Abbiamo già sentito che l'anno scorso è stata approvata la modifica dell'articolo 33 della nostra bella Costituzione, introducendo un nuovo comma che ha riconosciuto il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. E questo implica da oggi l'onere per la Repubblica di rendere effettivo questo diritto per tutti. Bene ha detto il Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali che il diritto da solo non basta, aveva perfettamente ragione. Lo ricordava già Bobbio, i diritti non vanno dati per scontati, vanno vissuti, vanno difesi, e quindi richiedono impegno e responsabilità civica. Vediamo un attimo cosa significa in poche parole questo riconoscimento comunque che c'è stato, quindi da dove partire. Il valore educativo di uno sport è validato da una consolidata ormai ricerca scientifica che ha contribuito a far rientrare tutte le attività motorie a pieno titolo nelle scienze dell'educazione, aprendo quindi un'ampia e coerente prospettiva culturale. Oltre a diffondere quindi i principi di solidarietà, di lealtà, di rispetto della persona e delle regole, che sono la base di una società sana, lo sport aiuta a costruire competenze trasferibili in altri contesti di vita. Organizzare per esempio competizioni sportive, definire i ruoli, elaborare strategie di gioco, determinare i tempi, sono vere competenze spendibili che si possono trasferire in qualsiasi ambito lavorativo, sono competenze gestionali, quasi manageriali, trasversali. Di assoluto rilievo è già stato detto anche il valore sociale dello sport, per la sua capacità di amplificare anche attraverso i suoi eventi sportivi che sono di portata universale, internazionale, il messaggio di uguaglianza, di affrontare le pratiche discriminatorie, di valorizzare la diversità e diventare quindi una piattaforma importante per l'inclusione sociale, che aiuta a prevenire, ricordo, il disagio anche sociale e psichico di diverse fasce di età, soprattutto durante lo sviluppo giovanile. Arriviamo al valore dello sport nella promozione del benessere psicofisico, e qua ricordo che secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, uno stile di vita sano, che prevede lo svolgimento di un'attività fisica regolare durante l'adolescenza, fa funzionare meglio la nostra macchina, tutto il sistema cardiorespiratorio, muscolare, metabolico, la salute delle ossa, ha effetti positivi sul peso, e quindi fa bene anche lo sviluppo cognitivo e la socializzazione. Tutto questo c'è da aggiungere che lo sport, in quanto linguaggio universale, che accomuna quindi popoli, generi e culture, ha anche un ruolo decisivo nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibili dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. E questo, guardate bene, nonostante che nell'agenda manchi qualunque riferimento esplicito allo sport, non compare mai, e nonostante tutto lo sport interviene su molti dei gol fissati. Abbiamo già parlato implicitamente del gol 3 sulla salute, del gol 4 sull'educazione, del gol 8 sulla crescita economica e sul lavoro dignitoso, del gol 9, aggiungo, sulle infrastrutture, perché lo sport sostiene la costruzione e la ristrutturazione di infrastrutture, comprese quelle sportive. Del gol 10, si è già parlato della disuguaglianza e della potenzialità e capacità di emancipare soprattutto donne, giovani e persone con disabilità dello sport. Del gol 11 sulle comunità sostenibili, che riesce appunto, perché lo sport può contribuire ad eliminare ostacoli, barriere dell'ambiente, nei trasporti e nei servizi pubblici. Il gol 16, quello sulla pace, giustizia e istituzioni di qualità, perché a ben vedere offre una grande piattaforma di comunicazione
per diffondere messaggi di solidarietà e quindi promuovere la pace e il dialogo. E infine del Gol 17, quello sulle partnership, perché la popolarità e la portata globale, il carattere universale dello sport, sono un mezzo fondamentale per mettere insieme risorse, creare sinergie e costruire reti e partnership. Ecco, come alleanza, come ASVIS, è anche per questo che ogni anno nel nostro festival che facciamo di regola di solito a maggio, che dura 17 giorni, tanti quanto sono gli obiettivi dell'agenda, con i nostri aderenti, moltissimi eventi hanno come tema proprio lo sport. A riconoscere questo contributo decisivo allo sviluppo sostenibile è l'Unione Europea, attraverso in particolare questo quinto piano di lavoro per lo sport, 24-27 già citato, che si colloca proprio nel contesto dell'Agenda 2030. Due parole le volevo però dire su questa bella iniziativa, no? Su questa iniziativa di transizione sportiva. E l'ambizione grande, mi piace usare questo che è il titolo di un film che ho appena visto nel weekend che mi ha veramente colpito e che consiglio a tutti di andare a vedere. Di chi è il regista? È di Segre, Andrea Segre. Su Berlinguer. La grande ambizione. Anche a me ha toccato tanto. E quindi pensando a questo progetto e a questa ambizione, ci ho aggiunto anche questo aggettivo, perché l'ambizione è grande di questo progetto, secondo me, che è quello di promuovere questo mainstream sportivo, che è un processo che vuole qualificare lo sport nel discorso pubblico. Questa è un'operazione culturale importante per renderlo uno strumento strategico a sostegno dei percorsi finalizzati proprio alla promozione sociale, alla tutela della salute, allo sviluppo sostenibile e alla crescita economica e all'inclusione sociale. Molto interessante ho trovato anche il riferimento a questa transizione sportiva che si aggiunge alle altre tre transizioni, no? In questa sua visione integrata, e questo è un passaggio molto importante perché è multidimensionale, quindi tocca le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, che va letto in questa luce, in questa dimensione, l'ambientale, la sociale e l'economica. Quindi non lascia indietro nulla ed è un nuovo approccio, diciamo, per emancipare di nuovo lo sport, trasformandolo da strumento, come diceva la viceministra, da strumento complementare, quasi accessorio, al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, ad una priorità per l'attuazione dei processi di pianificazione e rigenerazione territoriale. E come ASVIS siamo qui, insieme a USPI, a testimoniare il nostro apprezzamento e sostegno dell'iniziativa, che riteniamo particolarmente lodevole per l'attenzione che pone verso i contesti territoriali più svantaggiati, come le periferie delle città e le aree interne. Quindi manifestiamo anche con convinzione la nostra disponibilità a forme di sinergie e di collaborazione per promuovere insieme lo sviluppo delle comunità e dei territori, perché poi tutta l'attuazione dello sviluppo sostenibile avviene sui territori, ricordiamocelo, no? E in quest'ottica volevo anche ricordare che recentemente, il 22 ottobre, abbiamo sottoscritto una intesa con il CONI per sempre promuovere, diciamo, tramite lo sport lo sviluppo sostenibile attraverso iniziative che riguardano in particolare l'educazione ambientale, la parità di genere e l'inclusione sociale. È un'intesa che voleva e vuole consolidare il rapporto, il legame forte che l'ASIS vuole avere con il mondo dello sport, a partire dal nostro, diciamo, riconoscimento convinto del mondo dello sport come uno snodo fondamentale per rafforzare la coesione sociale, educare a uno stile di vita sano e attivo e abbattere tutte quelle barriere culturali, sociali ed economiche che frenano il percorso verso lo sviluppo sostenibile, di cui l'Italia procede, ahimè, con un drammatico ritardo, come mostrato dal rapporto ASVIS 2024 che abbiamo presentato qua a Roma il 17 ottobre. Un drammatico ritardo, e abbiamo sottolineato e messo in evidenza anche la inadeguatezza delle politiche finora messe in campo per far sì che l'Italia ritorni su un percorso di sviluppo sostenibile, perché al momento non lo è. La realtà è che ora l'Italia è ancora
ha intrapreso un percorso di sviluppo insostenibile, perché il ritardo riguarda tutti i 17 gol dell'agenda, oggi come oggi. Però abbiamo voluto intitolare con testardaggine questo rapporto "Coltiviamo ora il nostro futuro", perché ora, proprio per questo e ancora di più, questo è il tempo non del disimpegno, dell'indifferenza, ma il tempo dell'azione e della speranza. Quindi la rete è importante, le alleanze sono fondamentali, la collaborazione è lo strumento strategico per comunque spingere e per accelerare questo cammino verso una società più sana, più giusta e più resiliente. Chiudo facendo soltanto un piccolo esempio che può diventare anche una sfida comune, che riguarda i bambini, perché il 29%, abbiamo visto, dei bambini, tornando ai numeri, tra gli 8 e i 9 anni in Italia è sovrappeso o obeso. Un fenomeno crescente e allarmante che colpisce in particolare gli abitanti del sud, a proposito di disuguaglianze, e le famiglie in condizioni di povertà. Ecco, forse invertire questa tendenza facendo leva sulle straordinarie potenzialità dello sport può essere una sfida che ci riguarda comune e che potrà contribuire a migliorare il benessere fisico, mentale e sociale di individui e di collettività. Ecco, con questa sfida e questo comune saluto e faccio tanti auguri per la prosecuzione di questa bellissima iniziativa. Allora, doveva essere con noi Massimiliano Atelli, che è il capo gabinetto del Ministero dello Sport e i Giovani. Abbiamo detto che è una giornata difficile per tanti motivi esterni, per il traffico, per il passaggio papale, quindi l'agenda di impegni del capo di gabinetto non gli ha permesso di essere qui con noi. Sarebbe stato molto interessante invece sapere anche da quel punto di vista cosa può provenire a questo progetto, cosa può aggiungere a questo progetto. Forse, ecco, riferendomi agli anni che abbiamo raccontato prima, quello che è cambiato completamente è proprio la rete di connessioni, no? Noi forse a quel tempo, vedendolo oggi, fino agli anni 90, fino agli anni 2000, si era un po' più soli, si era un po' più isolati come sportivi, no? Sì, c'erano i rapporti col CONI, c'erano i rapporti con gli altri enti di promozione, però in realtà non c'era questa rete invece che funziona e funziona alla grande. Non c'era, o quantomeno non lo conoscevamo in questo modo, il terzo settore. E allora la parola va a Vanessa Pallucchi, che è portavoce del forum del terzo settore. Grazie, buongiorno a tutti e a tutti. Ma insomma, io riprendo quello che diceva prima Vincenzo Manco, quando diceva che la domanda che ha generato un po' questo progetto è come essere agenti per il cambiamento. Io aggiungo nell'interesse generale, perché è un po' quello il compito che fa il terzo settore. Su questo voglio sottolineare un po' il ruolo di questi progetti ex articolo 72, che forse sono le uniche misure, e in questo, diciamo, chiediamo come forum che siano anche irrobustiti questi finanziamenti, che sostengono le organizzazioni per il lavoro e la mission sociale che devono avere. Perché molto spesso noi vediamo che il terzo settore è chiamato a produrre progetti, ma poco viene sostenuto per il ruolo quotidiano che fa una realtà come la WISP, che ogni giorno apre luoghi, intreccia relazioni, costruisce contesti di senso, offre qualità e benessere alle persone. Allora, questo progetto mi sembra, insomma, un po' una sintesi un po' più politica di costruire dei, come dire, ambiti anche sperimentali per poter poi fare sempre meglio il ruolo che viene definito, perché nel terzo settore servono sempre le cornici valoriali, le prospettive di senso verso le quali andare, anche per tenere compatti le nostre reti, perché le varie transizioni non è che avvengono solo fuori di noi, avvengono anche dentro di noi. Allora, se non ritroviamo queste connessioni di senso, che spesso anche attraverso l'articolo 72 cerchiamo di rendere all'interno di progettualità, che sono anche evoluzioni della gestione della nostra rete associativa. Questo lo sottolineo perché sennò sembra
che il terzo settore viva in maniera miracolistica. Il terzo settore ha una grande necessità di essere supportato per il valore che ha, di essere agente del cambiamento per l'interesse generale. Quando noi, e lo diceva la vice ministro Bellucci, facciamo un progetto, abbiamo un potere fortemente moltiplicatore. L'altra cosa, e la diceva però la dottoressa Mallen, e mi ricollego leggendo il progetto, è implicito a quali bisogni risponde. Oggi ci sono, e spesso il terzo settore ne è rilevatore, di fenomeni di disagio molto forti che hanno delle multicause, mentre prima individuavamo in una maniera molto più che cosa è cambiato rispetto al passato, si individuava la povertà, prima la povertà era economica, oggi forse non è stato mai tanto così, ma oggi la multidimensionalità dei problemi, la loro provenienza e di come si realizzano e si concretizzano in maniera pesante, confusa e spesante nelle comunità e nei territori è sempre molto forte. Noi come terzo settore questo lo rileviamo e su questo proprio anche rivendichiamo la necessità di affrontarlo insieme ad altri soggetti, perché non sta alla nostra portata a risolvere come dire, una conduzione e una governance anche di alcune politiche se non insieme. Non a caso la nostra tanto faticosa riforma del terzo settore dentro al tema dell'amministrazione condivisa, quindi del coprogrammare prima del coprogettare. Questo lo dobbiamo anche rivendicare e mi fa piacere da ambientalista che soprattutto sul tema della mobilità, questo è un tema che si tocca perché la mobilità non è soltanto servizio, la mobilità è diritto e anche da ambientalisti abbiamo visto molto che è un vulnus fondamentale per l'autonomia e la collocazione di se stessi e della riappropriazione degli spazi di prossimità, soprattutto di bambini e di ragazzi, ma anche di anziani. Noi abbiamo la trasformazione delle nostre città in città per l'uomo, in città per le auto. E dentro a questo progetto c'è questo intreccio di andare dentro ai piani della mobilità e questo credo che sia estremamente importante anche perché in questo paese si parla molto di strade, di parcheggi, si parla molto poco di che fine ha fatto il trasporto pubblico locale, tant'è vero che noi l'8 ci avremo una mobilitazione che paralizzerà l'Italia del trasporto pubblico locale. Questo dice che c'entra con questo, c'entra moltissimo perché proprio la mobilità è il diritto anche di intrecciare relazioni negli spazi, nei luoghi, fra le persone che oggi ci sono soprattutto per i minori grandemente impediti, ma anche per le persone di fascia di età più mature. E quindi insomma questo progetto credo che sia molto, poi alcuni partner sono originari ma alcuni partner verranno intrecciati per strada tantissimi e questo è molto interessante, quindi gli esiti ci interessano anche per capire insieme, perché poi cerchiamo di contaminarci anche dentro al forum, interscambiare le esperienze. Saranno è già stato alla fine di ottobre i 30 anni della costituzione del terzo settore in una unitarietà collettiva, i 30 anni della solidarietà non è un lusso. A fine novembre faremo un momento di analisi di questo, ma questo lo vorrei sottolineare perché è da sempre ruolo e compito costituzionale del terzo settore, costituzionale dall'origine del terzo settore, riuscire a fare questo lavoro di ricucitura, costruzione di coesione, di riparazione ma anche di proposta. E mi sembra insomma che il progetto sia anche in questa ottica, ma l'obiettivo, come spesso l'obiettivo di gran parte dei nostri progetti, è riportare la centralità della persona, la centralità delle relazioni e quindi della solidarietà
come elemento fondamentale di interscambio dentro le comunità per ricostruire quella che è la coesione sociale. Se oggi dobbiamo dire che cos'è che manca a tutti, manca a tutti il contesto di coesione, la perdita di relazioni di senso e la rottura dei legami sociali hanno messo in difficoltà tutti. No, non c'è nessuno che questo non ce l'ha. Quindi su questo mi sembra insomma che ci sia una grande lucidità dentro al progetto. Ultima parentesi, questa consapevolezza quanto è nell'agenda politica? Noi abbiamo ieri fatto l'audizione per la legge di bilancio, penso che interessi agli amici di WISP, diciamo, è del terzo settore, ma d'altro canto insomma tutto quello che produciamo è anche frutto del nostro soprattutto lavoro collettivo e quindi delle riflessioni, e il terzo settore non c'è nella legge di bilancio, e molta la solidarietà anche, cioè molto poco. Prima mi avete visto uscire, ho intercettato la viceministra, ho dato quelle che sono la nostra memoria per sollecitare una possibilità di dare invece a questo mondo e a questi bisogni che noi leggiamo una voce, una risposta, no? E, dentro alla legge di bilancio sostanzialmente uno dei passaggi che bisogna fare è collocare il terzo settore come soggetto strategico nel superamento di alcuni di questi problemi. Lo siamo quasi in maniera clandestina, fra virgolette. In che senso clandestina? Che di fatto costituiamo quella infrastruttura sociale del paese, ma poi quando dobbiamo contare nelle politiche questo non accade. E su questo invece abbiamo fatto fare grandissimi passi in avanti nella consapevolezza di quali sono le frontiere da trapassare, quali sono le problematiche, che ci sono gli elementi di crisi da superare perché le transizioni siano una proposta soprattutto, e questo diciamo va verso una complessità anche di pensiero di come devono essere organizzate le politiche. Ma faccio solo riferimento per capire diciamo qual è stata un po' il nostro approccio sulla legge di bilancio. E sono state due fondamentalmente l'approccio metodologico e politico che abbiamo promosso. Il primo è il terzo settore, va sostenuto e gli va data anche un'adeguata fiscalità, e l'IVA agli enti di terzo settore non va messa, ma non perché non vogliamo pagare le tasse, ma perché siamo persone e soggetti che non c'entrano niente con l'attività commerciale. Quindi questo è un pezzo che dovrebbe passare. E l'altro, quali politiche vanno sostenute? Abbiamo detto il rifinanziamento del fondo povertà educativa, perché quel fondo non costituisce soltanto un elemento di sperimentazione, ma oggi costituisce un fortissimo contesto di facilitazione di alcune connessioni che molto spesso noi vediamo sparse. E allora progetti come questo connettono, e a noi servono, e serve anche con l'articolo 72 noi abbiamo la possibilità di rendere carne, ossa e azioni concrete quelle che sono delle consapevolezze che il terzo settore ha molto chiare in sé, e su questo è il motivo per cui insieme anche nel forum ci battiamo perché siano sostenuti ancora meglio, e non faccio confronti con altre realtà che vengono invece finanziate rispetto alla capacità moltiplicativa che ha l'articolo 72 questi progetti, a cui vengono dati veramente risorse esigue che noi speriamo che vengano sempre rafforzate. Devo dire che la Vice Ministro anche pensa questo, però ovviamente vediamo che la complessità delle finanze dello Stato non sempre lo permettono, ma credo che la politica debba scegliere le priorità, non è il MEF che sceglie le priorità, diciamo, le deve scegliere la sostenibilità il MEF, ma alcune priorità politiche vanno individuate, e quindi insomma come terzo settore siamo qui anche per sostenere questo e permettere agli agenti di cambiamento di poter fare il loro lavoro. Grazie. Grazie, vedete quante sfaccettature è possibile intercettare con progetti come questi.
non può rimanere fuori il mondo dell'università, visto che tanto, da sempre, storicamente, fa per lo sport. E quindi la parola va a Paolo Buchet, che è dell'Università di Trento, presidente della rete Unisport Italia. Grazie mille e grazie, mi unisco ai ringraziamenti per l'invito, per aver coinvolto anche il mondo universitario in questo momento così importante. Un invito che è molto gradito, ma al tempo stesso non scontato, nel senso che non sempre il rapporto fra università e sport, anche se storicamente c'è stato, ma è stato dire, così evidente, così ovvio. E anzi, mi verrebbe da dire, usando l'espressione del sottotitolo del progetto sulla transizione sportiva, anche l'università è nel mezzo di una transizione sportiva, se volete, in cui siamo passati da una situazione, diciamo, fino a 15-20 anni fa, in cui lo sport era, come diceva forse proprio vice ministro, proprio un altro, se non vorrei sbagliarmi, una sorta di passatempo, no? Un accessorio, anzi un ostacolo, una perdita di tempo rispetto allo studio, a una situazione in cui, diciamo, secondo me la consapevolezza del ruolo trasversale e multidimensionale dello sport è abbastanza acquisita, tant'è che dopo anni di lavoro, fra poco più di 2 settimane avrò il piacere di presentare finalmente all'Assemblea della CRUI dei rettori un po' di questi temi, proponendo anche un'agenda sul tema dello sport. La stessa Unisport Italia, che probabilmente pochi di voi in realtà conoscono, ma sentito nominare, è parte di questa transizione, è una rete che al momento unisce 55 università in tutta Italia, non è una associazione sportiva, non è un ente di promozione sportivo, è l'assemblea dei delegati dei rettori con lo sport che intendono riflettere su come lo sport può diventare una leva importante e anche strategica per il raggiungimento della missione universitaria, che è sempre quella di fare formazione, di fare ricerca e la cosiddetta terza missione o trasferimento, diciamo, sul territorio. Quindi anche la rete, di cui in questo momento ho la presidenza, si inserisce in questo percorso di consapevolezza. Anche, diciamo, io ho trovato, come anche il vice ministro o la vice ministra, non ho mai capito come... No, perché siccome il primo ministro, cioè lei è Michela, ok. Chiamato anche il portavoce. Ah, ecco. No, in italiano si direbbe la vicina. Allora, c'era una complicazione. Va bene. Ella. No, come dire, condivido, come dire, veramente l'apprezzamento per questa espressione di transizione sportiva, ma anche a me ha colpito moltissimo, perché, diciamo, come tutte le transizioni, non è semplicemente il passaggio da una cosa vecchia a una cosa nuova, non avviene, come dire, con la bacchetta magica, adesso cambiamo, senti, passiamo da questa automobile a un'altra, non è così, è un processo, diciamo, lungo, complesso, che richiede forti alleanze, partecipazioni, collaborazione, progetti come questo qui, e io penso che appunto l'università possa essere un partner, un attore in questo processo di transizione da vari punti di vista. Uno è comunque l'aspetto educativo. Ogni transizione richiede la creazione di una nuova cultura, okay? Quindi non sempre tutte le transizioni implicano cambiamento, mediamente c'è una forte resistenza al cambiamento, questo è studiato anche dalle aziende alla società, è così, e il cambiamento avviene perché a un certo punto si crea una cultura che rende, come dire, evidente la motivazione e il vantaggio di andare verso il nuovo, in questo caso appunto nel caso dello sport. Ora, noi abbiamo la responsabilità comunque di educare milioni di giovani che sono in un'età piuttosto importante, insomma fra i 18-19 anni fino a 24-25, dipende, insomma, no? E quindi la consapevolezza sul fatto che lo sport deve essere una componente fondamentale della propria vita, quindi il discorso dello stile di vita, ma anche sul fatto che lo sport non è semplicemente una fra le tante attività che uno può fare nel tempo libero, ma è proprio questa, diciamo, attività trasversale che permette di orientare politiche in tantissimi settori, da cui appunto quelle delle altre transizioni, per esempio, no? Sociali, economiche, quel che è ambientale, eccetera. E quindi questa è la nostra responsabilità, farlo anche attraverso i percorsi universitari. Quindi questa è una prima
responsabilità credo importante che si attua sia, come dire, nelle attività curricolari, quelle proprio didattiche, ma anche in attività non curricolari come possono essere appunto le attività sportive in senso lato, di attività fisica, che vuol dire socialità, vuol dire appunto salute, vuol dire stile di vita, vuol dire anche creare reti che poi possono restare, diciamo, per il futuro, diciamo, dei ragazzi che escono dall'università. La seconda, credo, responsabilità sia a livello di ricerca, perché come qualunque transizione vanno creati nuovi modelli e nel caso dello sport il grande passaggio da comunque uno sport percepito come un'attività, per carità, bella, che fa bene, eccetera, ma riservato a pochi, soprattutto agli atleti di alto livello, cioè quelli che vanno alle Olimpiadi, per capirsi, ecco, o che vincono i mondiali, eccetera, o che fanno il campionato di calcio, ha un'idea di sport per tutti, sport diffuso, sport come appunto leva per il cambiamento nelle varie transizioni nominate, quindi da quella appunto sociale, perché lo sport, l'hanno detto già altre persone, non voglio insistere sul tema dello sport come inclusione, come opportunità, parità di genere, eccetera, ma anche lo sport come sviluppatore di competenze trasversali che oggi contano moltissimo poi nel mondo del lavoro e che molti giovani rischiano di non sviluppare un po' a causa dell'isolamento temporaneo dovuto al Covid, ma poi gli effetti di lungo termine di isolamento sociale che rendono difficile questo sviluppo. L'ultimo aspetto che volevo citare è quello appunto della terza missione universitaria, dove anche le potenzialità della collaborazione tra mondo sportivo e mondo universitario sono estremamente importanti. Qui riporto, ma solo perché lo conosco bene, essendo che ho contribuito a Trento, ad esempio allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali legate allo sport, tutte le start-up legate allo sport, ad esempio. In Trentino qualche anno fa è stato creato un incubatore, a Rovereto in particolare, di start-up sportive, con l'idea che appunto lo sport è sicuramente attività sportiva, ma è anche un settore di business dove diverse professionalità possono convergere per creare soluzioni nuove, e questo a tutti i livelli, per soluzioni di tipo tecnologico, ma anche soluzioni di tipo sociale, quindi nuovi modelli sociali, a livello economico, a livello anche di organizzazione di eventi, gli eventi sportivi che sono comunque una componente importante e in cui le università sempre più hanno un ruolo diciamo importante. E anche qui, altra cosa non scontata, per esempio per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, l'Università di Trento è stata invitata nel coordinamento provinciale per le Olimpiadi, cosa che probabilmente qualche Olimpiade fa non sarebbe successa, perché di nuovo si vede questo ruolo potenziale di sviluppo di progetti legati alla legacy dell'evento e anche alla sostenibilità e anche alla partecipazione degli studenti a tutti i livelli, dal volontariato alle attività sportive, che sono sicuramente importanti. Quindi in conclusione, di nuovo un grazie enorme, io spero che questo sia l'inizio anche di una sempre maggior collaborazione, no? E integrazione tra quello che è il mondo sportivo, in particolare gli enti di promozione sportiva, in particolare la WISP, e su questo progetto, prima scusate faccio una piccola battuta, quando ho letto il titolo Transport ho pensato che era quasi una premonizione delle difficoltà di trasporto che oggi ci sarebbe stata, no, non c'entra niente, però quando ho letto il titolo dico, doveva proprio capitare oggi, sciopero, papa e tutto il resto, e ripeto, su questo tema transizione sportiva io penso che ci sia molto da lavorare insieme, perché, ripeto, è il cambiamento culturale, prima ancora che le singole cose che si possono fare, che deve modificare il modo in cui tutti pensiamo allo sport, dalle istituzioni al singolo cittadino. Grazie ancora e bocca al lupo per il progetto. Beh, mi viene a fuoco, ne abbiamo messa parecchia. E le conclusioni, per tirare le somme di questa prima parte, poi ci sarà, come sapete, un panel di approfondimento, ma Tiziano Pesce, Presidente Nazionale dell'UISP, a te le conclusioni. Grazie Carlo, mi permetto, ecco, di rivolgermi a te con la confidenza che abbiamo acquisito in questi anni, grazie per la moderazione di oggi, hai portato ovviamente non solo elementi della tua altissima professionalità, ma una wispinità che non può che farci piacere. E ovviamente un ringraziamento non formale alle compagne e compagni di viaggio di questa mattinata,
grazie Marcella, grazie Vanessa, grazie Paolo, Vincenzo ovviamente, Vincenzo si gioca in casa, e mi permetterete un ringraziamento a tutti i nostri dirigenti, a tutto lo staff nazionale, ai comitati regionali e territoriali. Qua ne abbiamo una rappresentanza purtroppo diciamo esigua rispetto alle previsioni, perché molte amiche e molti amici sono rimasti diciamo bloccati sui treni in questo sciopero improvviso, però come dire legato a un tema molto, molto importante dopo i fatti di ieri, l'aggressione del capotreno nella mia Genova. E poi un ringraziamento altrettanto non formale alla Vice Ministro, avrò modo poi di tornare con lei nei prossimi giorni su questi temi, perché credo che abbia portato un contributo importante nella complessità di questa mattinata. Ci aveva preannunciato di potersi fermare solo per un saluto, ma invece è andata ben oltre, cogliendo a piacere l'essenza delle nostre azioni progettuali e poi, come dire, anche cogliendo l'occasione di portare la nostra attenzione, e anche con la presenza appunto di Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum del Terzo Settore, un po' come dire i temi dell'agenda che come forum, avendo il privilegio di vivere questa esperienza al fianco di Vanessa all'interno del coordinamento dell'esecutivo del forum, stiamo portando avanti. Quindi tutto il tema della, a noi molto caro, non solo come diciamo soggetto associativo di terzo settore, ma come associazioni di promozione sociale, enti di promozione sportiva, e quindi come sappiamo dovendo come dire vivere tutte le, da un lato, opportunità, perché guardiamo anche gli aspetti positivi, ma anche sicuramente le complessità delle due riforme a cui dobbiamo guardare, quindi non solo quella del terzo settore ma anche quella legislativa del sistema sportivo, con un po' di criticità inciampi ancora da superare, però ecco devo dire che sicuramente passi in avanti ne sono stati fatti molti, e con quello che diceva la Vice Ministro oggi abbiamo come dire davanti sicuramente un impegno importante, anche quando verrà diciamo ristituito, meglio quando arriveranno le nomine della nuova legislatura del Consiglio Nazionale del Terzo Settore. Il Vice Ministro ci ha detto cose importanti anche rispetto al lavoro che ci ha visto coinvolti come WISP, come Forum del Terzo Settore all'interno del tavolo tecnico sport del Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e poi tutti i temi che riprendeva prima Vanessa. Ma io ho veramente pochissime cose, perché io credo che in queste occasioni chi ha il privilegio, come in questo momento lo ha il sottoscritto, che ha il privilegio di essere presidente in questo caso della WISP, comunque di un'organizzazione nazionale che presenta, quindi ufficialmente lancia un progetto come Transport, come dire, debba parlare il meno possibile, perché debba utilizzare la propria responsabilità per ovviamente ascoltare, soprattutto per fare tesoro dei contributi che abbiamo ascoltato, che ascolteremo, perché ovviamente non ringrazio solo Forum del Terzo Settore, l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, la rete Unisport, ma colgo l'occasione per ringraziare ovviamente anche i partner nazionali, organizzazioni di terzo settore, organizzazioni comunque anche di impresa non profit, quindi la Fondazione per il Comune di Reggio Emilia, la Fondazione Unipolis, l'AISM, l'Infinity Hub ed Ecopneus, con cui abbiamo avviato in queste prime settimane diciamo di infrastrutturazione del progetto, prima della partenza delle azioni vere e proprie sul territorio, una, come dire, accanto alla cabina di regia, un lavoro importante di Living Lab, di approfondimento, perché tutti i temi che andremo a declinare in questo progetto, come dire, hanno bisogno assolutamente di competenze, hanno bisogno di teste pensanti, perché noi siamo convinti, e credo che questo sia uscito con forza questa mattina, che nessuno è autosufficiente, nessuno è sufficiente a se stesso, neanche, come dire, grandi organizzazioni come la nostra. È un lavoro in rete che abbiamo sicuramente rafforzato in questi anni, credo che sia fondamentale con quelle connessioni di senso di cui parlava prima Vanessa. Io ecco chiudo proprio con una responsabilità che ovviamente di cui mi faccio carico, poi ovviamente nel rapporto con la piena condivisione della Giunta nazionale, del Consiglio nazionale, di tanti dirigenti ecco della governance nazionale, qua abbiamo una significativa rappresentanza. Oggi è il 5 novembre, data particolare per, come dire,
quello che sta accadendo nel mondo, ma è anche una data particolare per la nostra rete associativa. Mi permetterete, ecco, di fare, come dire, una aprire e chiudere velocemente una parentesi sulla nostra vita associativa, perché di fatto da domani si avvieranno i congressi, siamo nell'anno dei congressi, quindi della tornata congressuale che vedrà nelle prossime settimane chiamare attraverso i nostri comitati territoriali a confrontarsi, a ragionare i nostri soci sul territorio attraverso i nostri 119 comitati territoriali, i nostri 116 comitati territoriali, i nostri poi 19 comitati regionali, per arrivare a metà marzo a quello che sarà l'appuntamento congressuale nazionale, a cui ovviamente siete già sin da ora tutte invitate e tutti invitati. Un percorso molto importante. Io vedo, ecco, questo progetto, vedo Transport con l'esperienza che anche abbiamo vissuto in questo mandato associativo del progetto Sport per Tutti, come una vera e propria piattaforma, ecco, una piattaforma di lavoro, una piattaforma di impegno civico che va oltre i confini del perimetro della nostra associazione, va oltre i confini, come dire, del mutualismo associativo, ma senza, come dire, alcuna presunzione, mettiamo a disposizione dell'interesse generale del paese. È una piattaforma che mettiamo a disposizione del nostro territorio, dei nostri comitati territoriali, del nostro comitato regionale. Credo che possa rappresentare veramente un baricentro di discussione per i nostri congressi, sottolineando anche il valore di un'associazione come la nostra. Mi permetterete di fare questa sottolineatura in momenti particolari come quelli che stiamo vivendo, che chiamerà appunto a un confronto democratico, una partecipazione, che chiamerà ad eleggere i nuovi organismi, veramente una rappresentanza importante del nostro Paese. Associazione che con orgoglio è tornata a superare il milione di soci, il milione, come dico io, di codici fiscali, oltre 12.000 associazioni e società sportive, in un momento in cui ci sono anche organizzazioni nazionali che invece scopriamo di fatto che non hanno associati, che hanno tesserati, quindi rispondono ai requisiti, come dire, ad oggi ancora vigenti, del testo unico delle imposte sui redditi per la fiscalità di vantaggio, ma sostanzialmente evidentemente non hanno in pancia associati. Ecco, mi scuserete questo passaggio, ma credo che sia, come dire, molto legato a quello di cui a quello che stiamo, come dire, su cui ci stiamo confrontando oggi. Quindi veramente grazie di cuore. Io credo che oggi tutti noi abbiamo, ecco, sentito nel rapporto con le istituzioni, nel rapporto con tanti illustri partner di progetto, che la WISP è un corpo intermedio forte, credibile, ma lo è a maggior ragione perché sta, come dire, rafforzando questo percorso con tanti compagni, con tanti compagni di viaggio. Chiudo con una scusa: mi sono dovuto assentare prima dal tavolo, giornata particolare, il Papa era qua vicino, ha bloccato il traffico, però, come dire, abbiamo avuto questa diretta addirittura con Radio Vaticana di molti minuti. Quindi Radio Vaticana questa mattina ci ha chiamati per poter raccontare in diretta il nostro progetto. Questa è una cosa impensabile fino a poco tempo fa. Ecco, chiudo con questa battuta che non vuole essere irriverente nei confronti di media importanti come Radio Vaticana, e ovviamente sappiamo, l'ho detto anche in diretta, quanti di questi valori che questo progetto mette in evidenza siano anche valori di cui spesso sentiamo parlare anche Papa Francesco. Quindi grazie e buon proseguimento di lavoro a tutti e tutti.